Ok, ci siamo installati Google Chrome, siamo appena acceduti con il nostro account Gmail e quindi abbiamo attivato la sincronizzazione su questo computer. In realtà è un computer portatile. Faremo altrettanto se vogliamo beneficiare di uno dei vantaggi del browser Google Chrome, della sincronizzazione. Faremo altrettanto anche magari nel nostro computer dell'ufficio oppure nel nostro dispositivo mobile con sistema operativo Android, nel nostro telefonino, detto terra terra. Lo faremo anche magari su un vecchio computer che abbiamo a casa, dei nostri genitori. Ok. Oh, che cosa succede se non abbiamo il nostro account Google? Facciamo un passo indietro, ovvero se non abbiamo il nostro account, in questo caso videoripetizioni@gmail.com, ce lo creiamo, non è difficile. Guardate, basta andare su Google. Oh, un altro dei vantaggi è che Google Chrome ci suggerisce in automatico quello che stiamo digitando, anche in base alle nostre preferenze. E vediamo come crearci un account Google e poi continuiamo con Google Chrome. Clicchiamo in alto a destra, accedi, quindi sito www.google.google, è scritto con due O.it. In alto a destra, accedi. In realtà non è che accedi, noi non ce l'abbiamo, quindi eccolo, crea un account gratuitamente. Oh, una volta che avremo il nostro account potremo accedere anche da qua. In questo caso crea un account gratuitamente e iniziamo a inserire il nostro nome. Pinco, il nostro cognome, Pallo, famosissimo Pinco Pallo, scegli il tuo nome utente, quindi ci scegliamo, attenzione, questo adesso io lo faccio in modalità di esempio, ma è un passo importante perché ci stiamo scegliendo il nostro, la nostra email, pincopallo@gmail.com. Oh, vedete, in questo caso il nome utente pincopallo@gmail.com è già in uso, vuoi provarne un altro? E Google ci suggerisce magari Pinco Pallo 541, Pallo Pinco o Pippallo 114. Comunque, al di là di tutto, scegliamoci il nostro nome utente, creiamo la nostra password, la confermiamo e poi scegliamo le varie informazioni non obbligatorie. Mettiamo il codice anti-spam. Che cos'è il codice anti-spam? Supponiamo di non essere un robot, ovvero supponiamo che non siamo dello spam, un virus, quindi scriveremo in questo caso ATSONSCHOOL. Sono delle lettere stranissime che servono comunque a dimostrare che siamo umani, ovvero che abbiamo capacità di interpretazione. Andremo avanti, sceglieremo il nostro paese Italia, Google potrebbe utilizzare le nostre informazioni e poi andiamo al passaggio successivo. Quindi supponiamo che avete ora il vostro account Google. Se avete dei dubbi, magari contattateci via email o via il nostro canale YouTube su Video Ripetizioni. Quindi ci vediamo nel prossimo video per continuare con il browser Google Chrome.